Ciao amici di Vacanzelandia, alle nostre spalle vedete questo splendido Motorhome Autostar della gamma Passion e il modello è i730 LCA, uno splendido motorhome, e adesso in questo video vi sveleremo tutti i segreti, tutti gli aspetti tecnici e tecnologici, oltre a mostrarvelo in tutti i suoi dettagli. Ci vediamo dopo la sigla. Per prima cosa, alcuni dati tecnici su questo motorhome. Allora, ho 4 posti omologati, letto e viaggio. E ha il motore Ducato tutta la generazione da 140 cavalli, e poi è lungo 759 cm, larghezza 231 e altezza 292 cm. Quindi questi qua sono i dati tecnici di questo splendido motorhome che adesso andiamo a conoscere meglio. Ed eccoci qua con questo splendido Motorhome Autostar, spettacolare Motorhome. Pensate che Autostar è un marchio che da qualche anno che è presente in Italia, però loro è da più di 30 anni che costruiscono Motorhome, sono nati diciamo nella costruzione di Motorhome, quindi hanno un'esperienza enorme per quanto riguarda i Motorhome. Diciamo che questo Motorhome è un bellissimo, guardate che linea. Non per niente è stata studiata questa linea proprio per fare in modo che possa essere il più aerodinamico possibile. Adesso cerco di farvelo vedere. Guardate che bel muso che ha questo motorhome. Pensate che ha un CX molto basso ed è uno dei più bassi della sua categoria, quindi questo permette di penetrare bene l'aria e ovviamente consumare meno rispetto a altri camper che hanno dei musi un po' più impattanti. Quindi Motorhome, ovviamente tutti fari a LED, diciamo bello proprio, bel muso. Vediamo una carrellata esterna solo per mostrarvi la parte esterna, poi entreremo nei dettagli. Il vetro è un vetro particolare, nel senso che è stato studiato questo vetro per fare in modo di avere all'interno un grandissimo spazio abitabile, e dopo vi mostrerò che abbassando completamente il letto, il letto va ad acciarsi molto vicino al vetro e quindi la dinette rimane perfettamente usufruibile. Ma questo vetro è stato anche studiato per essere pulito a mano senza bisogno di andare su una scala. Potete vedere che io riesco a raggiungere tutte le parti del vetro, e questo è stato pensato proprio perché viaggiando il vetro si sporca, quindi una pulizia prima o poi bisogna farla, e in questo caso si riesce a pulire tutto da una persona alta come me senza bisogno di usare gradini o scale o altre cose. Qualcuno avrà già notato che qui c'è una telecamera. Ce ne sono ben 4 di telecamere perimetrali in questo camper, ve le mostrerò tutte, e c'è un visore all'interno e anche quello vi mostrerò come funziona. Proseguiamo la nostra vista esterna, cerchi in lega. Ecco un'altra cosa che voglio evidenziarvi: questi sono i perni per agganciare l'oscurante termico che è di serie su questo camper Motorhome. È un oscurante termico, quindi siete già pronti per fare vacanze invernali, ma gli oscuranti termici vanno bene anche d'estate, perché protegge anche dal caldo, inoltre protegge dal freddo, protegge anche dal caldo gli oscuranti termici. Quindi questo camper ha già di suo tutta la protezione del vetro, però è prevista anche una finestrella che si può tenere abbassata proprio per poter mantenere la visuale della telecamera frontale di notte o in quei posti in cui vogliamo comunque monitorare cosa avviene fuori dal camper. Quindi è stato studiato apposta per avere una finestrella per poter avere l'uso della telecamera frontale anche quando si è chiusi dentro in sosta. Allora, la grafica è bella, bella elegante,
finestre a filo carrozzeria, quelle più prestigiose ovviamente, parliamo di motorhome di fascia medio-alta, e allora anche questi sono dettagli che vanno ben considerati. Le serrature sono serrature di qualità, occhio, con questo pernino, e chiudono perfettamente tutto. Sono serrature che non trovate, fatica a trovare in altri campi, perché sono veramente serrature molto resistenti. Guardando, ecco, torniamo indietro un secondo, questa è la telecamera laterale posizionata su questo specchietto, quindi questa monitora la parte, diciamo, destra del camper. Poi abbiamo la parte posteriore già con la predisposizione porta biciclette, e in alto vedete la telecamera posteriore. Mi soffermo sulla parte posteriore perché volevo evidenziare alcuni dettagli. Innanzitutto guardate i paraurti come sono molto piccoli, molto stretti. Questo permette alla cellula di essere più grande, perché quei camper che hanno quei paraurti che escono 10-15 cm con tutte quelle belle cose che... e la parete più interna di 10-15 cm, quello hanno meno spazio abitabile rispetto a avere paraurti a filo, e questo è sicuramente uno studio, un vantaggio che è stato fatto su questi motorhome proprio per avere la massima abitabilità interna. Proseguiamo lateralmente per vedere l'altra fiancata, bella lineare. Dopo vi mostro tutte le botole, cosa servono. E qui c'è l'altra telecamera laterale proprio per poter vedere anche questo lato. Quindi abbiamo un sistema perimetrale che può guardare intorno al campo. Adesso passiamo a vedere alcuni dettagli. La scocca di questo camper è completamente in vetroresina, sia dentro che fuori, vetroresina con isolante, quello più prestigioso, super isolante, di grosso spessore, sia pavimento che tetto che pareti laterali. Quindi qua abbiamo un camper molto ma molto ben isolato. E questo veicolo della serie Passion è dotato di doppio pavimento passante, doppio pavimento che passa dappertutto, è tutto sotto, dappertutto c'è il doppio pavimento su tutti, diciamo, la lunghezza del camper. Adesso vi mostrerò un po' tutte le botole, così potete vedere meglio come è stato fatto bene questo pavimento. Ma questo è stato realizzato grazie al telaio Alco, che è un telaio ribassato, super leggero, però molto robusto, che permette di poter ricavare il doppio pavimento contenendo l'altezza del camper. Infatti qua il camper è un'altezza simile a quelli degli altri motorhome senza doppio pavimento. Quindi qua parliamo di un camper con altezza contenuta, un motorhome con altezza contenuta, però dotata di un doppio pavimento passante alto, che dentro ci sta il mondo dentro. L'altro dettaglio che vi mostro sono le bandelle. Queste qua sono bandelle in alluminio che sono molto resistenti e soprattutto riparabili, ossia può succedere che una bandella prenda un urto e si rompa. Allora questo, se fosse stata realizzata in plastica, viene fuori la crepa e sostituire il pezzo o altre cose. Invece la bandella d'alluminio, diciamo che con un urto si può, diciamo, piegare oppure storgere o ammaccare, ma si può riparare, e sicuramente è un vantaggio rispetto a cercare un pezzo di ricambio oppure fare una ricostruzione. E questo è tutte bandelle in alluminio, tutti in alluminio, e quindi parliamo di un camper che è stato studiato anche per un uso che preveda anche che si possa in qualche modo fare qualche errore e dover provvedere ad aggiustarlo. Ora parliamo anche del vano motore, perché
il frontale è stato ben studiato dal punto di vista aerodinamico, ma non è soltanto l'unico aspetto che hanno curato i tecnici Autostar. Infatti loro hanno lasciato uno spazio di manovra all'interno del vano per permettere di eseguire agevolmente le varie manutenzioni e riparazioni. Quindi si può cedere ai fanali, si può cedere alla pompa dei freni, si può cedere facilmente a tutte le varie manutenzioni, olio e liquido del cristallo, liquido antigelo, tutto è facilmente raggiungibile, e questo significa che quando si va a fare manutenzione ci sono meno costi di manodopera rispetto ad altri campi dove invece bisogna fare, è un po' più complicato. E il vano motore è anche stato pensato anche per garantire il massimo comfort interno. E cosa vuol dire? Vuol dire che è stato studiato per abbattere i rumori del motore durante il viaggio e per isolare maggiormente il cruscotto, e quindi la parte interna del camper, dal freddo o dal caldo. Come hanno fatto i tecnici Autostar? Hanno, poche parole, creato questa paratia coibentante. Infatti vediamola, che si vede un po' di isolante. Una paratia coibentante di grosso spessore, con all'interno una grande intercapedine, e poi c'è il cruscotto, che anche quello ha la coibentazione di grosso spessore. E all'interno di questa paratia scorre l'aria calda del riscaldamento. Infatti l'aria calda del riscaldamento escono da quelle bocchette, da quelli feritori che casomai mi imbosto dentro più dettagliatamente. Quindi questo camper è molto isolato dal freddo, perché ha un doppio isolamento, dal caldo, perché ovviamente il motore caldo, il caldo non arriva all'interno del camper, e il rumore durante il viaggio, perché questa paratia comunque tappa e abbatte i decibel della rumorosità del motore. Quindi uno studio accurato che garantisce un comfort sia quando si viaggia che quando si sta fermi. Proseguendo sulla parte laterale, cominciamo a guardare un po' tutte le botole. Allora, qui abbiamo il vano bombole. Ecco qua il vano bombole. Vano bombole, anche questo ben organizzato, con due portabombole grandi, c'è già tutto lo sdoppiatore della truma con la valvola di sicurezza, i tubi di alta pressione. Ma qual è la caratteristica che è poco evidente in questo vano motore, ma però è importantissima per i camperisti? È che se notate, il vano bombole è molto basso. È molto basso da terra. Quindi le bombole si riescono a portare fuori senza fare grosse difficoltà. Sono già basse, c'è poco da sollevare, è pratico, un'apertura larghissima, quindi si può prendere bene. Quindi è stato studiato anche il fattore ergonomico di questo vano bombole per rendere l'utilizzo il meno faticoso possibile. E questo è sicuramente da apprezzare, perché poi alla fine le bombole pesano più di 20 kg l'una, e andare a sballottare, se qualcuno casomai c'ha il dolorino alla schiena o altre cose, qui fa molto meglio. Proseguiamo, qua abbiamo una botola che è per accedere a un gabone, al gabone inferiore, dove poter stivare quello che uno vuole. Vetroresina, anche qui, come vi ho detto prima, è di grosso spessore, ma ve lo mostro dentro in dettaglio. Come potete vedere qua, che il pavimento è grosso sia quello sopra, ma è altrettanto grosso anche quello sotto, quindi è un pavimento super isolato. E qui si accede anche alla parte, diciamo, dove c'è il sedile pieghevole per i posti posteriori durante il viaggio. Proseguiamo ancora, qui abbiamo, come ho fatto vedere l'altra parte, una botola per il passaggio. Guardate tutti i dettagli delle varie feritorie d'aria per fare in modo che l'aria che è nei gavoni sia diciamo costante e diciamo si possa spostare. Questo così permette di avere i gavoni, il doppio pavimento, tutti alla stessa temperatura tramite queste feritorie dove l'aria può circolare a destra e a sinistra.
ed è un grosso vantaggio. Vabbè, qua abbiamo la presa a 220, ci sono le griglie del frigo, c'è la luce della finestra, luce della veranda, là c'è la luce della veranda, e qui abbiamo una prima parte tecnologica, di studio tecnologico. Abbiamo il water box, ossia il punto in cui si carica e si scarica l'acqua. Vabbè, qui abbiamo una doccetta esterna, qui abbiamo il tappo di carico dell'acqua e qui abbiamo le valvole di scarico delle acque grigie e delle acque bianche. Abbiamo tutte le valvole, quindi si può operare qui senza bisogno di andare a secchinare, tirare valvole. Ci sono dei motorhome di fascia ancora superiore a questa, che per caricare l'acqua bisogna andare sotto il camper a tirare delle leve. Invece qui è stato messo tutto all'interno, e il vantaggio di questa soluzione è che, essendo il doppio pavimento riscaldato, le valvole non si ghiacceranno mai e esce soltanto il tubo per andare sotto al tombino, per andare dove c'è il tombino. Quindi è una soluzione che permette di arrivare a temperature estreme senza rischio di ghiacciare serbatoie o valvole, e nello stesso tempo rende l'operazione di scarico e carico molto agevole, e soprattutto le valvole sono sempre pulite, quindi non si va a tirare delle leve che casomai sono sporche e scomode. Quindi anche questa è una tecnologia applicata a fare in modo che il camperista faccia meno fatica e le operazioni le esegua molto più facilmente. Diamo un'occhiata anche alla parte inferiore del camper. Quindi qua vediamo il telaio ribassato, vetro resina, tutto vetro resina. Questi qua sono gli scarichi che si azionano dalle leve che sono qua dentro la water box, e quindi abbiamo una parte inferiore molto molto ben resistente all'acqua e che sicuramente dura nel tempo. Guardate il telaio ribassato, che bello il telaio ribassato. Qui c'è la sale Alco, che ha il sistema di ammortizzatori, di sospensioni di questo tipo: ammortizzatore fuori e le sospensioni sono dentro al mozzo. Bello, bello, bellissimo telaio super ribassato, resistente, ma nello stesso tempo permette di fare un bellissimo doppio pavimento. Ed ora arriviamo al portello del gavone. Guardate che portello grande che c'è qua. Ah, qua ci sono tutte le caratteristiche che distinguono questo camper, quindi Protectar, la carrozzeria particolare come vi ho descritto prima, 20 plus ve lo mostro dopo, sono i mobili ventilati, il pavimento del garage lo vediamo adesso, il sistema facile di utilizzo della bombola, il discorso dell'isolante della cabina guida dal vano motore, il letto larghissimo, 4 posti omologati con le cinture e Isofix, doppio pavimento che vi avevo già mostrato, Vision Plus che dopo lo mostro dentro come facilità di guida, Power Box vediamo poi dopo, Water Box l'abbiamo visto prima, che è diciamo la parte di box dove c'è tutta la gestione dell'acqua, l'isolamento, questo qua è un camper che è stato portato nella camera nel freddo e è stato testato per poter avere la certificazione di isolamento. Infatti con la temperatura della camera a meno 15 dentro il camper si è raggiunto i 20 gradi con i tempi previsti dal test. Telaio Alco per fare in modo che ci sia il doppio pavimento, quindi è un telaio perfetto, e possibilità di avere il riscaldamento Alde in optional. Questo qua invece c'ha la truma. Ma andiamo a vedere l'interno del gavone. Allora qui ci abbiamo alcune dotazioni. Questo qua è il pavimento ultra robusto di materiale ruvido, in modo che se si mette sopra qualcosa può aggrapparsi meglio. Qua abbiamo le canaline a filo pavimento con i suoi golfari per poter fissare i carichi, tutto il pavimento ben rivestito. Qui abbiamo la presa 220 che può essere utile per caricare le biciclette elettriche. Qua abbiamo una lampada di emergenza che si ricarica con la batteria, quindi
Ecco fatto, lampada dell'emergenza che si carica con la batteria, sempre pronto a disposizione. Qui abbiamo uno sportello di accesso dalla cellula. Qui abbiamo la parte sotto al letto che è possibile utilizzare come ripostiglio. Come potete vedere ci sono tutti i mobili ventilati, quindi anche qui l'aerazione. Ma adesso entro e ho già smontato questo pannello per farmi mostrare l'impiantistica, dov'è questo camper. Ecco qua, me la illumino. Ecco, qua abbiamo l'impiantistica. Qui abbiamo il serbatoio delle acque chiare, il serbatoio delle acque grigie, e dopo c'è anche tutta l'altra parte dall'altra parte. Adesso vi mostro tutto, ma è tutto in alluminio. Il doppio pavimento è tutto in alluminio e isolante. Guardate che si vede che è di grosso spessore, che va giù e c'è 3 cm di spessore. Guardate il pavimento quanto è grosso. E questo tipo di soluzione permette di avere tutto ben protetto dal gelo, e soprattutto è possibile sostituire eventualmente o intervenire sull'impianto idrico senza dover smontare il camper. Quindi se c'è da estrarre un serbatoio, lo si estrae e lo si rimette senza bisogno di fare interventi. Cioè, quando si deve intervenire su un camper con doppio pavimento, spesso succede che le cose vengono incastrate e dopo è difficile anche tirare via. Invece qui è stato studiato proprio per poter raggiungere e intervenire senza bisogno di smontare altro mobilio. Questo qua è uno studio che è stato fatto, guardate che bello, c'è tutto organizzato, quindi c'è la bocchetta di riscaldamento, veramente un garage spettacolare, e anche il doppio pavimento pure. Mi ero dimenticato di dirvi che c'è questa comoda vaschetta per poter sistemare delle piccole oggetti qua delle tende in gavone. Guardiamo un attimo la chiusura. Questa chiusura qua, che è molto... Guarda che chiusura. Innanzitutto è rivestita di gomma e poi dopo, quando si gira, si avvicina e schiaccia la porta. Poi per chiuderla basta schiacciare questo qua, con la chiave si schiaccia questo, entra dentro e si chiude la serratura. Quindi è veramente un movimento molto ben preciso e di qualità, e schiacciando questa guarnizione contro quell'altra si ha una tenuta perfetta di tutto la sigillatura del gavone, ma questo anche di tutti gli sportelli. Della parte posteriore abbiamo già parlato, qua c'è l'altra parte del gavone, quindi gavone che si può entrare e uscire con due enormi portelloni. Qui in questo vano c'è il posto per la seconda cassetta WC estraibile, e qui c'è invece il vano della prima cassetta WC, quella montata sotto al vano. Qui abbiamo l'uscita del camino di scarico della stufa truma, e qui l'altro portellone del gavone che abbiamo visto dall'altra parte. Andiamo avanti. Qua abbiamo la stufa truma combi con la sua valvola di scarico di sicurezza e tutti i tubi che partono e che vanno nell'impianto. Guardate lo spessore del pavimento superiore. Quindi qua abbiamo un isolamento al top, e continuo a farvi vedere che lì si vede lo spessore del pavimento inferiore. Adesso provo a togliermi la testa, così, ecco, proprio un doppio pavimento di grosso spessore di tutto il campo. Qui abbiamo l'altra, come dall'altra parte, l'altra botola dove si accede al gavone sotto e alla parte sotto il sedile, e qui abbiamo il discorso del carburante del camper, e abbiamo terminato il giro di questo esterno di questo fantastico camper.
E ora cominciamo ad andare a vedere la cabina guida. Prima però vi mostro che ho messo il cavalletto della fotocamera a circa 1,5 metri di distanza dal muso, e dopo scoprirete il perché, a cosa serve questa prova. Allora, la porta, ecco, una cosa che vi voglio mostrare è questa canalina. Questa canalina serve per fare in modo che quando piove l'acqua che scorre sulla parete venga poi deviata di fianco, e questa cosa qua è molto utile quando si esce e si entra dal camper, perché si evita che l'acqua possa cadere giù dalla parete e bagnarci tutti. Questa qua serve per poter deviare l'acqua proprio fuori dall'ingresso. Qui abbiamo la porta, chiusura centralizzata, tutte le chiusure centralizzate, tutte le porte, questa quella dietro, e controllo degli specchietti, altoparlanti elettrico, altoparlanti per la musica, altoparlanti. Ecco. Allora, perché ho messo il cavalletto? Perché se guardate si riesce a vedere il cavalletto, che è a 1,5 metri di distanza, quindi è sicuramente è stato studiato. Vedete che il cruscotto va leggermente inclinato in avanti, è stato studiato proprio apposta per poter avere la visibilità massima possibile sul motorhome e vedere quindi ostacoli anche a 1,5 metri di distanza. Questo è super apprezzabile. Qua abbiamo il cruscotto della Fiat, bello, col distintivo di Autostar. Abbiamo il cambio automatico a 9 velocità, tutto sistema multimediale. Qua abbiamo degli inserti, e questi sono le feritoie da dove viene fuori l'aria calda del riscaldamento quando si è fermi in sosta, quindi massimo comfort da questo punto di vista, per quando si dorme con il letto diciamo sul cruscotto, ma anche per quando si sta seduti a tavola con i sedili ruotati dall'altra parte, e chi è in cabina comunque rimane sempre molto ben isolato dal freddo. Ovviamente a un livello di questo genere abbiamo gli oscuranti Remis, oscuranti Remis dappertutto, ecco, oscuranti Remis ai due lati. E un'altra cosa che vi voglio mostrare è l'oscurante anteriore. Questo oscurante lo tiriamo giù, cioè è bloccabile a varie misure, diciamo, però ha anche il vantaggio, oltre che oscurare tutto perfettamente, guardate, perfettamente, non c'è nessuno spiffero, si può abbassare leggermente per poter avere comunque la privacy e non farsi guardare dentro, ma nello stesso tempo avere anche luce che entra dentro da questo fessura di vetro. E questo è un pregio enorme quando si è in sosta, quindi si può stare fermi e tutelare la privacy e senza mostrare quello che stiamo facendo dentro il camper, mangiando, evitando squadri discreti, ma nello stesso tempo si può avere una bella luce. Quindi anche in questo caso è stato studiato per la massima comodità e utilizzo in sosta. E ora diamo un'occhiata al sistema di telecamere perimetrali. Guardate, sinistra, destra, dietro e davanti. E questo è un sistema che permette, da fermi, da chiusi dentro, vedere chi c'è intorno, ma nello stesso tempo è possibile visualizzarlo anche tramite wifi e con lo smartphone, quindi non c'è bisogno di venire a vedere direttamente dal visore, che casomai sia a dormire sia sui letti, ma con lo smartphone si riesce a controllare cosa succede intorno senza muoversi dal letto o da dove si è. L'importante è essere qua comunque nella radiazione del sistema. Altri dettagli della cabina guida, vabbè, abbiamo sportelli per poter accedere a vani. Qua abbiamo uno stacca batteria motore,
quindi si può staccare la batteria motore direttamente con la chiave senza bisogno di installare nient'altro, c'è già di serie quello. Vabbè, qui diamo un vano portoggetti che è normale, porte USB, altre peso di sigari, e poi dopo qui abbiamo un mobiletto per poter mettere dentro delle cose, quindi abbiamo una parte cabina molto ben ricca. Da questa parte ci abbiamo altre feritorie per l'aria, quelle per sfrenare i vetri quando si viaggia con il riscaldamento del motore. Quindi qui abbiamo le tendine parasole per poter assicurare mentre si viaggia evitare il sole basso. Quindi bellissimo, bellissima posto guida, cabina dove si può vedere bene quando si guida tutti gli ostacoli. Quindi direi un camper fatto per viaggiare nella massima comodità e sicurezza. Fino ad ora vi abbiamo mostrato l'esterno, tutta la parte diciamo tecnica che si può raggiungere all'esterno, la cabina guida, ma come è fatto dentro questo camper? Guardiamo la disposizione. Disposizione la dinette face to face, molto comoda per stare seduti anche 6 persone, perché 4 stanno sui due divanetti e gli altri 2 comodamente sui due sedili ruotati. E il tavolino si può aprire e quindi diventa anche un bel tavolo per 4 persone, per stare a tavola 4 persone o fare un bel aperitivo con 2 amici in più. Quindi qua è un salotto molto molto bello. Guardate il mobilio, che belle tonalità, eleganti, molto 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 bello. Poi abbiamo qua la cucina, adesso ribaltiamo questo che devo passare, operazione facilissima. La cucina, vabbè, qui abbiamo la parte frigo, qui è possibile installare un forno. Poi abbiamo la parte posteriore con la toilette e la doccia separata e il grande lettone in fondo con i due armadi e la cassettiera sotto. Ma questi dettagli ve li mostro dopo, man mano che proseguiamo verso il fondo del camper. Adesso ci terrei a mostrarvi comunque i segreti di questo camper, perché abbiamo parlato dello scocco, abbiamo parlato di tante cose, del doppio pavimento, però qua ci sono altri segreti che tecnologici che vanno svelati. Innanzitutto apprezziamo molto l'estintore e il martelletto rompivetro subito qua vicino alla cabina guida, quindi è sempre accessibile sia quando il camper si è fermo e che quando si è in movimento, e questo anche questo per la sicurezza che ci tiene molto AutoStar a dare chi occupa e chi diciamo vive dentro a questo motorhome. Ora diamo un'occhiata ai due posti posteriori omologati per viaggiare, e per realizzarli si fa in questo modo. Innanzitutto le imbottiture vengono diciamo saldamente fissate alla parete tramite dei magneti. Questi magneti qua sono molto più efficaci rispetto al velcro che ci sono in altri tipi di camper, che dopo un po' il velcro perde aderenza e dopo non stanno più attaccati. Invece qua ci sono dei magneti qua e qua, e si attaccano a queste piastrine metalliche, quindi rimane saldamente collegato senza bisogno di velcri che poi si usurano e diventano poi inefficaci. Per fare diciamo il posto omologato viaggio destro basta togliere le imbottiture e si tira il sedile. Questo qua è lo schienale, qui ci sono tutte le cinture di sicurezza e qui sotto si rimette il sedile questo. Perfetto, si mette il sedile in questo modo. Poi qui c'è l'appoggiatesta che si monta sul sedile in questi fori, e questo paratia si toglie per fare in modo che la persona possa avere le gambe ben libere
per poter viaggiare seduti ben allacciati in questo posto omologato. Qua apprezzo che c'è anche una presa 230 e quindi diciamo che il posto viaggio destro si fa in questo modo, ma nello stesso identico modo si fa il posto viaggio sinistro per quattro posti omologati. Vi mostro anche l'attacco ISOFIX per i seggiolini dei bambini, quindi massima sicurezza anche per chi viaggia con i piccolini, che possono stare ben allacciati con gli attacchi seri a questo tipo di seggiolino. Guardate l'aerazione che c'è anche nel pavimento per quanto riguarda areare il gavone. Ecco, qui sotto ai due sedili ci sono dei vani di ripostiglio che prima vi ho mostrato, si possono aggiungere tramite le botole esterne che sono presenti qua al di fuori del camper. Guardiamo anche il doppio pavimento, che ci sono tre botole qua sotto. Vediamo cosa vengono celate queste botole. Solleviamo la prima, ecco. Ah, qua si può raggiungere il doppio pavimento dall'interno. Guardate ancora gli spessori di questo pavimento, che sono spessori da vero pavimento. Ok, qui all'ingresso abbiamo un'altra botola. Ecco, anche qui c'è, guardate che struttura che c'è dentro. Qui ci stanno lo spazio per le batterie, quindi super un vano dedicato alle batterie, che ho già cablato tutto, quindi anche in questo caso è già tutto pronto per partire. In quest'altra botola abbiamo la parte elettrica, quindi abbiamo un magneto termico con i vari azionamenti, il carica batterie fusibile, il redac che serve per caricare la batteria quando si è in viaggio, anche col nuovo tipo di alternatore, quelli un po' intelligenti, tutta la parte dei fusibili, e i due stacca batterie per le due batterie che si possono installare, quindi sono già di serie gli stacca batterie. Qua ci sono altri fusibili, quindi abbiamo tutto questo vano perfettamente già pronto e super accessibile per poter avere tutto sotto controllo dal punto di vista elettrico. Quindi anche qui una grande attenzione a fare in modo che le persone possano raggiungere i vani tecnici senza diventare matti, quindi diminuire i costi di manutenzione, i costi di tempi di lavoro e facilitare gli interventi senza dover smontare nulla. E ora vi mostriamo alcuni dettagli tecnici di questo letto basculante. Allora, innanzitutto, vabbè, c'ha le due cinture di sicurezza per tenerlo ben saldo quando si viaggia, ma anche quando si è fermi il letto sta perfettamente in posizione perché ci sono dei magneti, questi magneti qua, questo qua è il ferro e qui c'è il magnete. Quando il letto va su si attaccano ai magneti, quindi diventa stabile senza bisogno di chiuderlo quando si è in sosta. Ovviamente quando si viaggia è meglio sempre chiuderlo. E un'altra cosa che vi posso mostrare, sono tirato giù con la mano, è che quando è giù i sedili sono completamente usufruibili, quindi abbiamo si può lasciare sempre il letto fatto anche quando si è in quattro e si vuole pasteggiare. Poi qui di fianco abbiamo questi martinetti. Questi martinetti servono per poter, adesso con la mano è più difficile, per poter fissare bene in posizione. Adesso lo devo mettere per bene. Martinetto 1 e martinetto 2. In modo che quando si è fermi il letto sia stabile anche in questo senso. Adesso io l'ho fatto con una mano sola, ma bisognerebbe precaricarlo un attimo e sistemarlo per bene dentro le nicchie. Però questi agganci servono per fare in modo che il letto rimanga stabile anche quando ci si muove sopra mentre si dorme.
e lo sbloccaggio è molto facile. Lo sbloccaggio si spinge la levetta e si torna indietro il pernino. Ecco fatto. Il letto è completamente protetto, naturalmente adesso non ci sono gli oscuranti, insomma, se no sarebbe buio. C'è l'interruttore per le luci, per la testata, e quindi abbiamo un letto molto ampio e spazioso. Qui sotto c'è qua la rete anticaduta, e qui abbiamo le doghe con la parte inferiore che è quella che si vede dalla dinette. Il tessuto delle tende non è un semplice tessuto normale, è un bel tessuto bello grosso, quindi è sicuramente, quando si distende, è una protezione sicuramente molto molto valida. Quindi direi che questo tessuto tende garantisce sicuramente la privacy di chi dorme in questo letto. Poi l'elastico è fatto in modo che quando si tira su il letto le tende vengono ripiegate all'interno. E un'altra caratteristica che AutoStar ha studiato è che quando si viaggia con i due sedili omologati aperti, ci si può domandare: ma dove vanno a finire questi cuscini? Dove li metto questi cuscini durante il viaggio? AutoStar ha studiato che i cuscini vengono tutti messi sopra al letto e chiuso sopra si può benissimo viaggiare, e i cuscini stanno proprio dentro al letto. E in questo modo non c'è bisogno di metterli nel gabone o sopra l'altro letto dietro. I cuscini vengono tutti rimessi dentro al letto, e il letto poi viene chiuso in posizione, e quindi i cuscini stanno sempre dentro la cellula e in un posto ben ordinato durante il viaggio. Ho appena acceso la centralina per mostrarvi l'illuminazione. Qua abbiamo una bellissima illuminazione a LED sotto il letto, poi abbiamo faretti un po' sparsi dappertutto, quindi abbiamo sicuramente una bella illuminazione, e le luci di cortesia tutto, diciamo, nei bordi. Quindi anche qui sotto, qui abbiamo altre luci, tutto proprio è stata studiata nei miei dettagli. Qua abbiamo una bellissima plafoniera interna LED, abbiamo altri LED, altre luci da sopra al letto, le luci di cortesia, gli spot. Tutto il camper è stato studiato per avere un'illuminazione ben diffusa e gestibile con tutti i vari interruttori un po' posizionati in maniera comoda un po' dappertutto, qui nella camera e da altre parti. Benissimo, ottimo anche l'illuminazione. Sono uscito un attimo per guardare anche la porta, perché abbiamo la porta con la finestra con doppia chiusura, quindi una bella chiusura, una bella maniglia, portaoggetti, bidone per la spazzatura, oscurante, quindi una porta super completa, i gradini sono facili, qua ci sono gli automatici per fissare i tappetini che adesso non ci sono, perché altrimenti li rovinerei tutti, dopo il prossimo proprietario si arrabbierebbe tanto. Una bella maniglia per aggrapparsi per entrare, e così si è dentro a questo bellissimo camper tramite questa splendida porta molto molto bene robusta. Ah, ovviamente la porta ha la zanzariera, ovviamente un camper così non può non avere la zanzariera, e vetro per specchiarsi così le donne possono dare un'occhiata prima di uscire. E vabbè, qua c'è la possibilità di mettere qualcosa ben fermo, gli interruttori ben tutto sotto mano, e qua c'è anche un appendino per appendere qualcosa qua subito all'ingresso, una giacca o qualcosa qua subito all'ingresso. Quindi porta super completa e veramente una bella porta. Sopra la porta cosa troviamo? La centralina con interruttore, dovrebbe essere luce della veranda. Ma a parte il fatto che la centralina quelle ottime che si trovano anche in altri veicoli, ma la cosa che vi voglio mostrare è questa.
che alzando questo sportello si accede a tutto il cablaggio del camper. In poche parole, ogni utenza parte con un suo cavo da qui. E questo è un enorme vantaggio, perché oltre ad avere tutto mappato, quindi se non va un cavo si sa dove va a finire questo cavo, qua ci sono tutte le caratteristiche dei cavi, sezioni e colori, si può quindi avere, è tutto completamente indipendente. Guardate le luci, ogni faretto c'ha il suo cavetto, tutto bello ordinato, facilmente identificabile, senza diventare matti come in tanti altri impianti camper, che ci sono dei cavi che è meglio evitare di andare a vedere perché sono assurdi. Ma invece, se si rompe un faretto della plafoniera di spasso per il camper, c'è il suo cavetto che arriva qui, e quindi è sicuramente un vano questo molto prezioso per diminuire moltissimo i costi di riparazione dell'impianto elettrico, oltre ad avere tutto sotto controllo. Aver sfuggito un dettaglio di questo sportello, che è di fianco alla porta d'ingresso, per poter stivare probabilmente scarpe o altre cose, ed è sicuramente molto comodo, sarà sicuramente molto comodo. Essendo questo camper studiato per essere molto ben protetto dal freddo, è un po' tutte le pareti hanno lo spazio per l'anticondensa, ecco questo qua, lo spazio per l'anticondensa, tutte le pareti, e questa modalità di costruzione è quella che permette di installare l'accessorio optional, cioè la stufa con il radiatore, il riscaldamento ad acqua alde, proprio perché è stato già studiato l'impianto per poter avere l'effetto termosifone tramite queste fessure che ci sono dietro i mobili. Guardiamo le belle chiusure, ecco i mobili, anche questi sono tutti areati perché l'aria va dentro da dietro e poi dopo esce dalle fessure che ci sono un po' dappertutto, e questo permette ai mobili di avere sempre circolazione di aria, quindi no aria ristagnante, no freddo all'interno perché sono tutti sigillati, e evitare la formazione di eventuale condensabilità. Qui c'è una guarnizione che serve per poter evitare di avere diciamo irrumorosità durante il viaggio a seguito di una vibrazione del pensile, dello sportello. Quindi anche qui abbiamo tutta la parte di areazione e di guarnizione. È stato studiato tutto così questo camper, proprio per poter avere i mobili completamente areati. Possiamo vedere qua dietro che c'è la fessura qua dietro, quindi abbiamo tutto perfettamente areato e ben ottimizzato. Qua stiamo dando l'occhiata alla cucina, comunque da tanti spazi di per stivaggio, e questo è sicuramente stato studiato proprio per fare in modo che le persone possano vivere dentro questo camper tutte le stagioni con il massimo comfort. Sopra il tavolo poi c'è un enorme oblò panoramico che si può aprire, dotato di zanzariera e di oscurante, e questo permette di avere un'ottima circolazione di aria. Le finestre le ho fatte vedere fuori, belle anche le tendine, tutto, e anche queste sono comunque con oscuranti zanzariera, questo oscurante zanzariera. E la cucina, guardate le finestre, qua c'è il portarotoli della carta assorbente, un rubinetto, la doccetta, rubinetto per lavare i piatti tipo casalingo, due fuochi, uno grande e uno piccolo, perché tanto il camper quando si ha due fuochi si è già abbastanza, uno per il sugo, l'altro per la pasta e così. Un lavandino profondo, guardate quanto è profondo questo lavandino, tutto inox, quindi facilissimo da pulire, e cappa aspirante, qua abbiamo la presa a 12 volte, la presa 230, quindi abbiamo anche qui la possibilità di potersi collegare a una macchina del caffè che casomai si posiziona qua. Mobili ventilati, quindi qua dietro c'è la solita feritoia,
e qui sotto c'è la fessura che entra dentro e serve per poter fare venterare diciamo le mobile. Qui abbiamo il cassetto portaposate con chiusura diciamo ammortizzata. Qui c'è il copri lavello, tanto spazio abbiamo in questo camper qua, è tanto spazio. E qui sotto anche qui abbiamo cassetti estraibili con la sua chiusura di sicurezza ed è sicuramente ci sta tantissima roba oltre alla messa. Qui abbiamo sifoni, abbiamo i sifoni di ispezione, quindi le cose che vanno giù si possono recuperare. Qui direi proprio una bella costruzione in mobilio, guardate il mobilio, un mobilio vero legno, vero legno, guardate il legno, vero legno. Qua parliamo di un camper con mobilio di vero legno. E mi sono chinato un attimo e ho notato le porte USB, porte USB per caricare i cellulari mentre si è seduti durante il viaggio. Quindi se abbiamo dei ragazzini dietro che vogliono passare il tempo con il cellulare in mano, mamma mamma si scarica il cellulare, no, attacca la porta USB, e di sotto sono le porte USB comode sia per il viaggio ma anche quando si è seduti in diretta che si vuole guardare, caricare i telefoni, e ve l'ho sempre portata di mano. Un dettaglio che mi è sfuggito dalla cucina è che questo vetro fa sì che quando si cucina protegge dagli schizzi è il salottino che è di fianco, quindi anche in questo caso è stato pensato anche a un uso pratico della cucina, non soltanto bella ma funzionale. Qua di fianco abbiamo un enorme frigo da 175 litri, enorme frigo con congelatore trivalente, quindi a gas, elettricità e 220 e 12 volt. Tutto in automatico. Qui c'è qualcuno che suona il clacson e comunque a noi non disturba. Qui abbiamo la possibilità di mettere un forno, qui ci sia lo spazio per mettere un forno, quindi adesso c'è un vano enorme, però possiamo vedere che c'è già il tubo del gas che arriva per collegare il forno e il cavetto elettrico per alimentare l'accensione. Qui sopra poi abbiamo un altro vano dove ci sono le prese a 12 volt e cavo USB, perché qui si può mettere diciamo tutta la parte multimediale, sky non sky, decoder, tutte le robe varie che possono servire per poter vedere la televisione, e fare in modo che il televisore che si installa su questo braccio da questa parte, quindi ben visibile dalla tutta la dinette, possa avere tramite queste uscite il collegamento a 12 volte, il cavo HDMI, non USB, HDMI, con io un cavo HDMI per il decoder, ma questo cavo poi va anche nella parte posteriore dove c'è un altro peso 12 volt e l'uscita per il cavo HDMI per mettere un televisore anche nella notte. Quindi è possibile fare, è già tutto predisposto, bisogna soltanto montare gli apparati e il cablaggio è già compreso, quindi anche questo diminuisce i costi di installazione. Prima di andare nella parte notte ci tenevo a evidenziare questa caratteristica. Apriamo la porta, siamo di fianco all'autostrada trafficata e quindi c'è il rumore di traffico. Chiudiamo la porta e il rumore rimane quasi totalmente fuori, molto attutito. Questo perché abbiamo delle grosse pareti, ma soprattutto il tetto ha un rivestimento interno di circa 10 mm che è fonoassorbente, quindi attutisce oltre ai rumori esterni, attutisce anche quando piove il rumore delle gocce d'acqua che quando piove sopra al tetto, quindi anche questo garantisce un comfort
maggiore dentro questo camper anche quello, diciamo, di riduzione dei decibel dell'ambiente esterno o della pioggia. Quindi anche in questo caso è stato studiato per garantire il massimo comfort. Ora passiamo verso la parte notte. Prima cosa, la parte notte si può isolare chiudendo la porta del bagno, e in questo caso il bagno diventa unico, tutta la parete. Adesso andiamo a vedere da dentro, chiudendo la porta abbiamo il bagno unico e la camera è separabile da questa porta scorrevole, quindi si può tenere un unico vano toilette isolando la cabina, cioè la parte, diciamo, giorno dalla parte notte, e quindi questo permette, quando si è in quattro persone, quindi due che dormono sul letto bascolante, due che dormono nella camera posteriore, di poter usare il bagno senza, diciamo, invadere la privacy degli altri. Quindi chi è in camera apre la porta scorrevole e entra in bagno, altrimenti chi è nel letto bascolante apre la porta normale ed entra in bagno lasciando la porta scorrevole chiusa, e questo garantisce la fruibilità di due coppie contemporaneamente senza andare a, diciamo, a litigare degli spazi. La toilette è senza finestra, però ha un grande oblò con la dardariera oscurante di qua e idem di là della doccia, quindi è possibile areare con i due oblò aperti e comunque oscurarli anche di notte, evitare di avere l'ingresso della luce del giorno quando si dorme. Poi abbiamo qua un bellissimo mobiletto porta oggetti, che qua le donne, c'è spazio per tutti i prodotti di bellezza delle donne, qua vanno a nozze le donne, e specchiera con luci, quindi qua si possono truccare e vi ringrazieranno quando troveranno questo specchio con le luci integrate, perché qua si possono truccare benissimo ed essere sempre bellissime le nostre donne. Qua abbiamo un porta sapone, qua abbiamo il rubinetto con il miscelatore, qua abbiamo l'interruttore, una presa 12 volt, quindi abbiamo un mobiletto qua sotto con il sifone, e i tubi dell'acqua ad alta pressione, bene, e un ripiano qua per quanto riguarda la vano d'appoggio, il WC come tutti. E ci tengo a dire che anche qui i mobili sono areati, sia con la questo con la bocchetta di riscaldamento, ma sono areati perché, come ho detto prima, se uno installa il riscaldamento d'acqua, qua c'è presa dell'aria fredda e qua invece viene fuori l'aria calda, quindi tutto studiato anche per quel tipo di utilizzo. E ora guardiamo la doccia, che è spettacolare. Togliamo la serratura di chiusura di sicurezza, comunque c'è un attacco magnetico qua, quindi le porte stanno chiuse da solo, ma è meglio avere sempre quella chiusura lì quando si viaggia. Il suo blò, c'è la barra pendiabiti che si può tirare giù, è un bellissimo doccino col miscelatore, porta flacconi per la doccia, un enorme piatto doccia con due fori di scarico, tutto il rivestimento in vetro resina, tutto. Poi ci sto io, che sono alto 1,80, quindi si riesce a fare la doccia anche con le persone che sono alte come me, e questo è un ottimo vantaggio. Vi voglio far notare la tecnica costruttiva, che i dettagli che non si vedono. Allora, qui abbiamo questo pannello che va al di sopra del piatto doccia, e questo fa sì che quando l'acqua scorre giù per la parete continui ad andare giù per il piatto doccia e scolare di giù, senza il rischio che possa
diciamo, in quelle docce dove i piatti le pareti sono allo stesso livello del piatto doccia, senza rischiare che possa casomai trafilare dentro e andare sul pavimento. Quindi anche in questo caso hanno costruito tutto come si deve. Ed ora siamo arrivati alla camera matrimoniale. Guardate che camera, guardate che camera. Camera matrimoniale con due enormi finestre, uno bo, l'altra finestra. Camera spaziosa e si può andare sul letto senza bisogno di disturbare l'altra persona. Questi sono materassi memory fatti in certo, diciamo, di alta qualità, e la scelta di tenerli separati, sono comunque uniti, sono comunque uniti sotto, perché qua abbiamo il telo che è unito, però sono stati tenuti separati perché in questo modo, se una persona di notte si gira, essendo il materasso separato, non muove il materasso dall'altra parte e rispetto a un matrimoniale con materasso unico, e questo dà un comfort notturno superiore e garantisce che quando uno si gira l'altro ha meno, diciamo, sollecitazione sul materasso rispetto ad avere uno unico. Abbiamo la testata imbottita, bello, testata bella imbottita, degli faretti. Abbiamo i pensili anche qua, pensili molto capienti, armadi anche qua molto capienti, luci, porte USB anche qui per poter caricare i telefoni direttamente appoggiandoli sul comodino. Qui sotto c'è la botolina, che è quella che dà nel gabone. Allora, perché c'è questa botolina? Perché questo camper, se chi ha questo camper ha un cagnolino, e casomai questo cagnolino dorme alla cuccia nel gavone, con questa botolina si può fare in modo che il cane possa passare di qua e di là agevolmente, quindi tenere comunque in comunicazione l'abitacolo, cioè la cellula, con il gavone, e permettere quindi al cane di poter andare avanti e indietro. Questo è sicuramente caratteristica che verrà apprezzata molto da chi ha gli animali a bordo. Buttando gli occhi per terra, ho notato anche questa botola qua dalla toilette, che adesso io vado subito a curiosare. E qui c'è la valvola di ispezione per il serbatoio delle grigie. Ottima posizione, ottima soluzione, perché spesso i camper che hanno il doppio pavimento, i serbatoi sono spesso irraggiungibili. In questo caso sono facilmente sostituibili, e il serbatoio delle grigie è ispezionabile. Così, se succede che, come succede spesso, che bisogna fare della manutenzione al serbatoio perché casomai c'è andato il fondo, c'è la patina di cibo residuo che comincia a fare dei cattivi odori, così. In questo caso si riesce a fare manutenzione prendendo il tappo e andando dentro a rimuovere le parti organiche senza dover smontare nulla. Quindi grande cura e attenzione degli impianti per fare in modo che anche la manutenzione possa essere semplice e poco onerosa. La prova del letto bisogna farla, perché comunque si sente la qualità del materasso. È una cosa veramente, un materasso molto, diciamo, ben sostiene molto, però allo stesso tempo è morbido, quindi molto piacevole. Poi così uno può provare le dimensioni, guardare la lunghezza e vedere se ci sta bene. No, veramente. E poi guardando da qui, scusate il mal di mare, 20 plus immobili areati, quindi anche in questo caso si vede dall'altro punto di vista quello che vi ho già detto tante volte, che qua la cura e la costruzione del veicolo è stata realizzata considerando livelli molto alti di tecnologia e di soluzioni. Ovviamente il letto è su reti ad oghe fissate sul pianale, quindi è tutto molto ben confortevole. Guardate gli spessori, vi rifaccio vedere gli spessori dei materassi. Spettacolare.
Andiamo a curiosare anche sotto al letto. Quindi qui si alza il letto, ci sono delle molle idrauliche che tengono su il letto, quindi si può alzare mantenendo le lenzuola senza andare a distruggere il letto e accedere a questo vano, che è il vano del un vano portoggetti, che è quello che avevamo visto da dentro al gavone. E con il letto giù comunque si ha a disposizione questi due grandi cassetti per poter mettere dentro la biancheria o i vestiti, quindi tutto molto ergonomico e studiato nei massimi dettagli. Anche qui abbiamo un magnete, questo qua è un magnete che si attacca a questa rondella di ferro per tenere ben appoggiato il legno e evitare che possa essere rumoroso durante il viaggio, perché non è soltanto appoggiato ma è attaccato in maniera magnetica. Tutti i curi, tutti i dettagli che solo un costruttore molto attento a chi utilizza il veicolo e come viene utilizzato può pensare. Allora, qui abbiamo già visto l'attacco della televisione, qui abbiamo il comando del riscaldamento, i vari interruttori della zona notte che comandano anche la zona giorno, una presa 220 volt, un porta oggetti, e dall'altra parte abbiamo uno specchio che cela questo vano può diventare un vano portoggetti in questo caso, ma questo vano è stato studiato, abbiamo anche il foro, l'altro foro, per alloggiare il vaso d'espansione del riscaldamento ad acqua. Quindi qua verrà la parte, diciamo, la vaschetta col livello dell'acqua del riscaldamento, il vaso d'espansione, e quindi questo qua è il vano che contiene quell'impianto quando c'è la caldaia ad acqua. Qua sotto c'è un altro vano ripostiglio, guardate, c'è gli spessori tutti dei legni, ma è una cosa veramente, un camper robusto, guardate, io continuo a guardare, qui abbiamo un battiscopa, perfino un battiscopa abbiamo lì sotto, anche qua abbiamo un battiscopa, cioè, non va giù a parete ma c'è il battiscopa, cioè, una cosa spettacolare, veramente. Il campo è stato studiato nei minimi dettagli per un uso pratico e soprattutto ergonomico e adatto a chi ha bisogno di vivere in un camper studiato per avere una manutenzione semplice, facile e accessibile, nonostante che abbia un doppio pavimento e un'impiantistica al top. Cari amici di Vacanzelandia, siamo giunti al termine di questa recensione su questo Motorhome Autostar Passion I730 LCA, dovrebbe essere così la sigla, la mia memoria ogni tanto dà dei colpi, perde dei colpi. Cosa dirvi di più? Allora, noi vi abbiamo mostrato questo camper nei minimi dettagli, quello che abbiamo visto noi stando sopra questo camper una mezza giornata, quindi ne abbiamo passato di tempo. E quando si sceglie un camper bisogna, secondo me, bisogna anche conoscere bene gli aspetti tecnici e tecnologici che ci sono dietro alla solita dinetta, alla solita cucina, al solito letto, perché alla fine il valore di un camper è l'insieme di tutte queste, di tante cose, che va al di fuori della pura diciamo disposizione o diciamo cose che si riesco a vedere, perché è anche, perché il camper bisogna anche fare manutenzione, bisogna guardare come sono fatti gli impianti, se, come agire sugli impianti in caso di necessità, e vedere come sono organizzati gli spazi, vedere anche capire anche come questo camper può sopportare l'inverno, l'estate, il viaggio, tutti questi aspetti che in questo caso Autostar ha applicato in maniera tecnica e tecnologica su questo veicolo, così da poter avere un camper che è stato studiato per avere il massimo comfort, garantire il massimo comfort e sicurezza sia durante il viaggio ma anche quando si è fermi. È veramente vi invitiamo ad andare a vedere gli Autostar
perché così anche voi potete percepire, entrando dentro, questo livello di costruzione di tecnologia che c'è dietro a questo veicolo, e soprattutto vedere anche come sono organizzati gli spazi, perché Autostar costruisce ogni camper uno specifico rispetto a un altro, quindi soluzioni che vengono applicate in questo camper dovete andarli a vedere perché sono spettacolari. Autostar è da più di 30 anni che costruisce motorhome, è specializzato nei motorhome fin dall'inizio, quindi ha un'esperienza enorme sui motorhome, ha una grandissima esperienza anche sugli impianti di riscaldamento Alde, perché è stato il primo a dover applicarli nei veicoli occasionali di tutto il settore, è stato il primo, ed è stato anche il primo che ha, diciamo, riproposto la Dinette face to face sul mercato. Dopodiché sono venuti anche gli altri, che ultimamente molti camper hanno questo tipo di Dinette, ma è stato lui che l'ha rivista e riproposta nel 2015, dovrebbe essere quella lì la data, e da quel momento lì anche gli altri si sono adeguati a questo tipo di soluzione. Quindi parliamo di un costruttore che in Italia c'era poco tempo, ma ha delle caratteristiche e delle qualità enormi. Speriamo che questo video possa aiutarvi a conoscere meglio questo tipo di camper, questo costruttore. Se ti è piaciuto, ti chiediamo di fare mi piace a questo video. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, ti invitiamo a iscriversi, perché non costa nulla a te e noi ci aiuta a crescere. E nello stesso tempo potrai essere avvisato sui prossimi video prima degli altri. Quindi a questo punto, perché non iscriversi al canale YouTube Vacanzalandia? Comunque potete contattarci tramite il nostro sito internet vacanzalandia.com, pagina Facebook, Instagram, abbiamo il canale WhatsApp, abbiamo Threads, siamo su tutti i social, quindi vi aspettiamo. E per qualsiasi informazione potete contattarci, e adesso vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.